dalle vinacce, come ci diceva poco fa il nostro contadino Giovanni, possono arrivare addirittura all'aceto. Ecco, ma scusa, ma allora noi sappiamo, poi faremo anche, dedicheremo una puntata sul vino. Mm-hmm. Il vino rosso sappiamo anche quanto può far bene grazie al resveratrolo, se prendiamo adesso in considerazione quella da Bacca Rossa. Ma con l'aceto le proprietà aumentano o diminuiscono? Parlando adesso però di aceto fatto con il vino. Con l'aceto addirittura le proprietà in alcuni casi possono aumentare. Perché, perché ci interessa parecchio l'aceto? Perché crea un ambiente acido fondamentalmente, perché sappiamo che 100 ml di aceto contengono come minimo il 6% appunto di acido acetico. Creare un ambiente acido spesso sposta alcune reazioni, alcuni cicli del metabolismo, quindi anche digestivi, verso appunto un equilibrio più favorevole per l'assorbimento di queste sostanze. Perché spesso il problema qual è? Che magari abbiamo una sostanza antiossidante, antitumorale, ma abbiamo qualche difficoltà ad assorbirla. Quando c'è un ambiente acido, come in questo caso, diventa più facile. Allora, vediamo la scheda. L'aceto contiene sali minerali, quindi sono ottimi per chi fa sport anche, giusto? Sì. Ecco, aminoacidi, polifenoli, anidride solforosa e solfiti. Allora, io mi soffermerei sui solfiti e sull'anidride solforosa, infatti, secondo me. Perché lo abbiamo aggiunto nella nostra scheda? Perché ci siamo abituati a trovare queste sostanze nel vino. Ricordiamoci che, essendo prevalentemente nel vino bianco. Bianco, bravissimo. Essendo in alcuni casi un pochettino debole dal punto di vista di struttura, soprattutto un aceto bianco, un aceto di mele, soprattutto. Deve mantenere l'acidità, quindi è più facile trovare queste sostanze. L'unica attenzione che possiamo dare agli ascoltatori è: nel caso in cui il vostro medico curante vi abbia diagnosticato con certezza un fenomeno di intolleranza appunto verso i solfiti o l'anidride solforosa, prestate attenzione a non consumare grandi quantità di tutti i prodotti alimentari che li contengono. Continuiamo. Proprietà digestive, antisettiche, lenitive, antifiammatorie, antifermentative, astringenti, antiossidanti e disintossicanti. Antifermentative. Allora, siamo in quasi tutti i casi che stiamo vedendo, vediamo un interesse diretto soprattutto al tratto gastrointestinale, quindi effettuando alcune ricerche, andando a cercare in letteratura, è facile scoprire come queste proprietà fossero già note addirittura ai legionari romani, lo vedremo, cioè questo vino, le cui tracce troviamo addirittura in alcuni Vangeli, effettivamente accompagna i nostri consumi da... Ma tu parli tu stai parlando della posca adesso? Stiamo parlando della posca fatta utilizzata, sì. Ok. E allora adesso abbiamo in collegamento Clemente Iascone, professore ordinario di chirurgia all'Università La Sapienza di Roma. Buon pomeriggio, benvenuto. Grazie, a cose, buon pomeriggio anche a voi. Nell'altro Gheo. Allora, introdurrei questo argomento, la cistifellea. Che cos'è? Prendiamola un po' alla larga. Cos'è la cistifellea? La cistifellea o colecisti è un viscere cavo che è connesso al fegato e che ha la funzione di raccogliere la bile prodotta dal fegato e di immetterla durante i pasti in maniera da consentire i processi digestivi. In realtà però la colecisti non funziona solo da serbatoio, ma ha anche una importante funzione di concentrazione della bile, che addirittura è concentrata 10 volte rispetto a quella che arriva. Quindi questo può creare dei problemi di squilibri tra i prodotti, le sostanze presenti all'interno della bile. Quindi se la digestione è migliore, quindi andando ad utilizzare magari l'aceto a fine pasto, la cistifellea soffrirebbe di meno? Beh, insomma, non è proprio esattamente così, perché soprattutto allora, se la cistifellea è malata forse soffre un pochino di più, ma insomma... Ah, quindi se è malata soffrirebbe di più? Beh, perché ci sono dei processi associati alle patologie della colecisti legati a duodenite e gastriti, a cui certamente le sostanze acide e quindi anche l'aceto non contribuiscono a dare un miglioramento, ma piuttosto una situazione di peggioramento. Perfetto, no, meglio saperlo, così almeno in questo caso l'aceto mettiamolo da parte. E allora, e perché si formano questi calcoli così diffusi? Guarda, come dicevo prima, la bile contiene diverse sostanze, sali minerali, acqua, ma soprattutto colesterolo, lecitina e sali biliari. Quando questi ultimi tre componenti non sono in perfetto equilibrio l'uno con l'altro, per varie ragioni, perché per esempio i sali biliari sono prodotti in quantità scarsa, oppure e soprattutto perché ci sono delle condizioni di ipercolesterolemia, per esempio familiari, in corso di gravidanza,
o anche delle semplici ipercolesterolemie transitorie per effetto dei pasti particolarmente abbondanti. In questa situazione il colesterolo non è più solo della bile, ma tende a precipitare formando dei piccoli cristalli che rappresentano il primo nucleo nella formazione del calcolo. Poi altri strati di colesterolo si depositano intorno al primo nucleo e si forma il calcolo. Ecco. Se questo meccanismo è il primo o l'unico ad essere alterato, avremo più probabilità di avere dei calcoli di colesterolo, che di solito sono unici e costituiscono più o meno il 30% dei calcoli della colecisti. Ma se si associano, e ciò avviene spesso, problemi di ritardato svuotamento della colecisti, quindi stasi biliare, batteriemie all'interno della bile per germi provenienti dall'intestino, precipitano anche altre sostanze, tipo la bilirubina, formando dei bilirubinati di calcio, e allora i calcoli non sono più puri ma misti. Cioè ecco, ma professore, ma chi soffre di più, la donna o l'uomo? Ecco, questa è una domanda assolutamente pertinente, perché la calcolosi della colecisti intanto è una patologia molto diffusa in tutto il mondo. Se pensi che nei paesi occidentali il 15% della popolazione oltre 40 anni è affetta da calcolosi della colecisti, e di questo 15% i tre quarti sono soggetti di sesso femminile. Quindi se volessimo tracciare un identikit, un profilo di chi è soggetto ad avere i calcoli della colecisti, sono soggetti di sesso femminile in età fertile, spesso con uno o più gravidanze alle spalle, di età superiore ai 40 anni, spesso in sovrappeso, che possono o meno presentare dei disturbi dispeptici di varie entità. Adesso poi dopo ci spiegherà anche come possiamo accorgerci di questo, così anche tutte le persone che sono in studio, non sono loro che sono avanti, che sono ragazzi e giovani, ma chi è dietro, magari un po' più preoccupato da questo. Allora, ritorniamo un attimo dal nostro nutrizionista. Hai preso una mela. Sì. Abbiamo detto all'inizio che ci sono vari tipi di aceto, c'è l'aceto di mela, c'è l'aceto di miele e di vino, come abbiamo raccontato. Che differenza c'è però tra questi tipi di aceto? Allora, vediamo cosa hanno in comune, così capiamo meglio le differenze. In comune hanno fondamentalmente che hanno una componente zuccherina che subisce la prima trasformazione. Quindi lo zucchero può essere un cereale, può essere il miele stesso, la bacca di d'uva, subisce la prima trasformazione praticamente in alcol etilico. La successiva trasformazione ci consente di ottenere appunto l'acido acetico. Però non è indifferente la materia prima, l'ortaggio, il vegetale dal quale si sta partendo. L'aceto di mele in questi anni è molto consumato, apprezzato dai consumatori, perché il più delle volte riesce ad avere un gusto un po' meno marcato e quindi effettivamente si sta presentando l'età. Quello di mela è buono e può essere anche un ottimo dissetante, no? Tra le sue caratteristiche sì, proprio quello di essere veramente un ottimo dissetante. Se noi lo utilizzassimo una parte su quattro, fondamentalmente ovviamente il giusto rapporto con l'acqua, questo sarebbe un prodotto da scoprire anche per gli sportivi, perché come hai fatto vedere prima nella scheda, Massimiliano, non solo acqua, non solo acido acetico, ma anche un buon quantitativo di sali minerali disciolti. Certo. E poi attenzione anche, che abbiamo notato, e non c'era scritto proteina, quindi una molecola ancora da digerire, ma quella molecola, che è importante per i fasci muscolari, ad esempio, era già parzialmente digerita in aminoacidi. Ok, adesso aspetta, dobbiamo passare un attimo dal professore. Mm-hmm. Una curiosità però, leggendo un quotidiano, in questi giorni proprio, c'era un articolo sull'aceto, dicendo che l'aceto di mela è dimagrante. Allora io dico, attenzione per tutti i ragazzi e le ragazze, adesso fortunatamente arriva il momento dell'inverno, quindi non ci sono questi problemi, ce ne saranno durante l'estate, ma possono scrivere che l'aceto di mela può essere un dimagrante? Io l'ho visto un po' forte come cosa. Io andrei sempre un po' attento con queste indicazioni, e sono molto felice che tu abbia notato questa, che non è un'osservazione da poco, è estremamente interessante. Dobbiamo dire che l'aceto di mela, ma tutti gli aceti, possono essere utilizzati come condimenti, e io li sponsorizzo in un certo senso come condimento. Perché? Perché hanno un bassissimo apporto calorico, quindi rispetto ad altri, a delle salse preparate ovviamente, ma... dire ai consumatori che un prodotto assolutamente no. Allora, ritorniamo da Iascone. Come facciamo noi ad accorgerci di avere dei calcoli, e nel caso in cui dovessimo trovare, facendo magari un'ecografia al fegato, dei calcoli, come li eliminiamo?
Allora, guarda, intanto va sottolineato che i due terzi delle calcolosi delle colecisti sono in effetti asintomatiche e quindi soltanto in un terzo dei casi si presentano dei sintomi di vario genere. Nella gran parte sintomi abbastanza vaghi e aspecifici, perché i pazienti possono presentare problemi di tipo digestivo, difficoltà alla digestione di pasti particolarmente ricchi, uova, fritture, possono presentare pirosi, quindi bruciore gastrico, cefalea, quindi una serie di sintomi che in realtà non sono specifici di questa patologia, ma che sono anche attribuibili ad altre alterazioni funzionali di stomaco e duodeno, che poi si accompagnano spesso alla calcolosi della colecisti, quindi rendendo il quadro un pochino più complicato. Però va anche detto che nella gran parte dei casi questi sintomi sono abbastanza modesti, spesso intervallati da lunghi periodi di benessere, e i pazienti finiscono alla fine per conviverci senza dar loro troppo peso. E possono, certo. mi perdoni perché abbiamo pochissimo tempo a disposizione, quindi velocemente con la risposta. E poi, si può convivere quindi con un calcolo anche magari di dimensioni grandi? Certo, anzi è più facile convivere con dei calcoli unici pure di grosse dimensioni piuttosto che con dei calcoli multipli di piccole dimensioni, che sono quelli che poi danno più spesso una sintomatologia. E chi non ha più la cistifellea, come deve cambiare il suo tenore di vita? Ecco, quindi in realtà non c'è né una dieta specifica, né tantomeno uno stile di vita che va pertinente a chi è colecistectomizzato, per la semplice ragione che non ce n'è bisogno, nel senso che dopo le prime settimane di ovvia e giusta convalescenza, in cui un minimo di restrizioni dietetiche, quantitative e qualitative sono anche logiche e giuste in queste situazioni, in realtà poi il paziente riprende uno stile di vita assolutamente normale, in cui non deve avere limitazioni, ovviamente sì quantitative, ma non qualitative. Perfetto. Allora, ringraziamo il professor Clemente Iascone, grazie per essere stato con noi. Luca, grazie a voi. Grazie, Luca Lafauci. Però ultima curiosità, perché quando compriamo l'aceto balsamico, che differenza c'è tra aceto e aceto balsamico? Ha subito un processo tecnologico molto più lungo, spesso arriva a superare 25 anni. In quel caso, ovviamente, si è prestato più attenzione alla materia prima, quindi stiamo parlando fondamentalmente di un aceto di vino, ma era un vino di grandissima quindi qualità. Quindi l'aceto del nostro Giovanni Bernabei era un aceto balsamico perché ha 40 anni. Eh sì, okay. Ho visto che invecchiato bene. È invecchiato anche bene. Allora ringraziamo Luca Lafauci, grazie per essere stato con noi. Grazie. E adesso invece solo a nominare...